Ciao a tutti ragazzi, qui è Giorno ed oggi andiamo a parlare di un argomento interessante di Destiny 2. Come sapete, IGN sta facendo un coverage giornaliero delle nuove cose che saranno presenti all'interno del gioco e ieri hanno fatto vedere delle cose interessanti riguardo all'esplorazione. Se questo video vi sarà utile o vi piacerà, lasciatemi un like ed iscrivetevi al canale se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Destiny 2. Allora, quello di cui hanno parlato principalmente appunto è dell'esplorazione dei pianeti e delle attività che si potranno fare al suo interno una volta raggiunta la superficie. Alcune sono attività che già conosciamo, altre no. Cominciamo dai classici eventi pubblici che tutti conosciamo da Destiny 1. Per chi non lo sapesse, gli eventi pubblici sono degli eventi che spawnano in determinati punti della mappa ogni tanto, con dei timer di massima del tipo, non lo so, ogni 20 minuti, e che prevedono di sconfiggere dei nemici in un tot di tempo per ricevere una ricompensa. Quello che ci hanno fatto vedere, per esempio, è una nave trivella dei Cabal che bisogna fermare prima che naturalmente finisca il suo lavoro e che ogni tanto dall'alto ci tirerà dei missili. Rispetto a Destiny 1 ci sarà la possibilità di partecipare anche alla versione eroica dell'evento pubblico che farà arrivare ancora più nemici e più boss da sconfiggere. Poi ci sono le avventure, una sorta di missioni secondarie che si attivano un po' come si attivano le pattuglie e prevedono alcuni step prima di concludersi. Per esempio, qui ci fanno vedere come dobbiamo raccogliere dei dati IVEX uccidendo appunto IVEX e alla fine uccidere una mente che altro non è che un'idra. Le differenze tra le avventure e le pattuglie di Destiny 1 è che in Destiny 2 ci sarà anche una parte di storia da capire. Ogni avventura svelerà una parte della storia, magari di un personaggio secondario o delle razze aliene. Insomma, saranno una sorta di pattuglie di Destiny 1, ma con un po' di storia al suo interno. Eccoci dunque a parlare dei Lost Sector, forse la cosa più interessante di Destiny 2 e che mi intriga di più. Sappiamo che i Lost Sector sono delle aree esplorabili all'interno del gioco, segnate sulla mappa da questi simboli. Se si vedono questi simboli, vuol dire che lì vicino c'è un Lost Sector esplorabile. Il problema è che bisogna trovare l'entrata nascosta. In alcuni casi sarà semplice, in altri casi sarà più complicato. I Lost Sector non sono altro che dei veri e propri dungeon, come li possiamo immaginare in qualsiasi tipo di RPG. Quindi, una volta entrati, ci sarà da sconfiggere un boss che ci darà anche una ricompensa adeguata. Naturalmente, questi Lost Sector saranno presenti in tutte le destinazioni esplorabili di Destiny 2. Non potevano mancare le quest che già conosciamo da Destiny 1, anche queste saranno simili a quelle del primo capitolo, ma saranno ancora una volta incentrate sulla storia o perlomeno su parti di storie secondarie, per farci capire magari a fondo un singolo personaggio o magari parte della lore che potrebbe essere interessante da scoprire. Anche queste sono fatte a mo' di steps e saranno attivabili dopo la fine della campagna principale del gioco. Ma veniamo al piatto forte e a qualcosa di completamente nuovo. I Flashpoints, gli sviluppatori volevano creare qualcosa che fosse altamente remunerativo in termini di loot e che non sia per forza connesso a fare il cala la notte o il raid tutte le settimane e che quindi fosse connesso anche all'open world. Così hanno creato questi Flashpoints che sono una sorta di zona rossa. Se per esempio, come ci fanno vedere qui, è stato scelto Nessus come Flashpoints, ci sarà un luogo preciso dove andare a cercare il boss del Flashpoints e magari servirà una mappa che hanno già accennato in precedenti video. Oppure è possibile che si attivi dopo aver finito un determinato evento pubblico. Cosa interessante è che questo loot dal video che ci hanno fatto vedere non sarà un esotico o un leggendario, ma bensì un oggetto prestigioso. Con il simbolo bianco degli engrami, probabilmente è un engramma generico, con possibilità di droppare un po' tutto. Questo dunque era tutto il capitolo esplorazione su Destiny 2. Sappiamo che ci saranno anche altre cose oltre a queste, quindi è da apprezzare il fatto che Bungie abbia migliorato questo sistema, visto il flop parziale delle pattuglie di Destiny 1, che servivano sinceramente a ben poco. Quindi, come sempre, rimango fiducioso sullo sviluppo totale di questo gioco che si sta rivelando sempre più profondo e con tante cose da fare. Aspettiamo comunque di vedere naturalmente il gioco completo per giudicare in maniera completa, ma per il momento devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Io intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!